siamo sempre al Teatro Rione, dove prima abbiamo conosciuto il regista di Compagnia di Banco, adesso conosciamo l'intera compagnia. Quindi i vostri nomi e vi presentate, cosa fate? Questa è una divertente commedia. Da destra? Da destra. Io sono Lorenzo Zurzolo e interpreto Riccardino, il figlio di Francesca Polloni e nipote di Michele Andreozzi. E niente, durante tutta la commedia cerchiamo di riallacciare il nostro rapporto con mio padre, che è uno molto anni 80, un po' all'antica. Per fortuna c'è Lorella, ma tu ripeti proprio... Vabbè, ma c'è questo, è sempre stai, che la garanzia di questa commedia, io continuo a dire, è l'unica garanzia che abbiamo. Io ho sempre detto. Se no ci saresti... Se no ci sarebbe Cristian. Ci sarei io, Cristian Marazziti, depresso cronico. Anche nella vita un po'. Anche nella vita. No, è bravo, depresso cronico, però poi incontra il suo compagno di banco, Francesca Polloni, riscopre l'amicizia, il senso della vita e poi alla fine la sorella di Francesco Polloni, Michele Andreozzi. Niente, vai a giocare dopo vado ti a giocare. L'ha anche scritta, eh? L'ha anche scritta. Però non l'ha letta. No, allora, Flora Canto fa un'attrice, è bello perché parlo in terza persona. Faccio un'attrice, un'attrice di campagna, fare gesti. Un'attrice di campagna, un po' così, un po' provincialotta, un po' ruspande, che popolo dei Casane. Lavora tanto grazie a. Alle pubbliche relazioni, questo è per dirla in modo fine ed elegante, e si rapporta ad un'attrice che invece ha studiato tanto ma che non conclude una mazza. Beh. Detta in... No, non è che indichiamo, è che mi parte l'indice e qui il pollice. Il pollice. E quindi c'è questa contrapposizione di queste due attrici, una bravissima, una che cioè, purtroppo si arrabatta con il doppiaggio. Lorella, 40 anni, vegana, rompipalle, single. E in attesa che nella vita non ci spero più, e invece le accadono un sacco di cose grazie a, in effetti grazie a suo fratello Stefano, che è quel rompissimo, ballissimo di Stefano, no, volevo dire, no, Polloni, sì, è perché è un Peter Pan, lui è proprio il Peter Pan di questo spettacolo, che le porta dentro casa tutto un mondo a cui lei all'inizio si oppone, invece poi le cambierà la vita. Io sono Stefano, cioè sono Francesco, che interpreto Stefano, appunto il compagno di banco di Antonio. Adesso diventa tutto serio adesso. Questo è il problema. E appunto affetto dalla sindrome di Peter Pan, che durante invece tutta questa commedia invece imparerai e riscoprirai i sentimenti, il rapporto col figlio, il rapporto con la sorella, con Antonio. Soprattutto con Flora. E dai, c'è sempre così, non ho capito. Perché Flora ha a che fare. Le favole possono esistere, e poi forse secondo me anche che nella vita a volte abbiamo fatto delle scelte, vorremmo ritornare indietro per fare delle scelte diverse, no? E invece è possibile invece cambiare le cose, ecco. Quindi c'è un messaggio sempre un po' stonato, no? Però, ottimista, insomma, però se ottimista. Vogliamo dire, insomma, c'è un riferimento molto alto nella commedia, che è la vita meravigliosa di Capra, ecco. E poi c'è anche il nostro produttore, eccolo là, Roberto, che è Roberto Cipullo, detto Di Pullo. Gabria Cipullo, che scappa, che è citato in scena. Che la vedo da lontano, e Francesco Tufarelli sono coloro che hanno creduto nel progetto, che a fine commedia si danno, non si sa danno. Perché invece di prendersi i meriti, non capisco perché si nascondono a un certo punto. Allora invitate il pubblico di Visum TV a venire a vedere. Dovete proprio... Ma no, non venite. Ma non venite, no, perché è carina, no, ne parlano tutti. C'è un grande... Poi vi divertite. No, che venite a fare? Ma perché ridete? State a casa. Un'ora e mezza non siete più emozionati. Ma perché? Perché state a casa. Bisogna anche emozionarsi e ridere. Ma non perché? Lo voglio capire. Teatro vuoto. Compagnia dei pazzi. Dal 5 maggio al 17 maggio. Perfetto, compagni di banco, Visum TV, Giancarlo Leone. Ciao, presidente della Rai. Ciao. Omonimo.